Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Quali sono le marche di mobili per sala da pranzo? Uno dei marchi di mobili per ristoranti. Il marchio di mobili Kumei è nato nel 1987. Dopo anni di sviluppo aziendale, semplice, alla moda e moderno è diventato sinonimo di mobili Kumei. Il marchio di mobili Kumei è un marchio di arredamento per la casa alla moda e moderno lanciato da Beijing Kumei Furniture Group, che aderisce al concetto di marchio di design originale europeo di mobili moderni Kumei, combinando la diversa cultura del mondo e la cultura tradizionale cinese. Attualmente, Kumei è diventato un marchio di mobili moderni con un senso del design in Cina. Marchio di mobili per ristoranti N2. Red Apple Furniture è conosciuto da molte persone. La società è diventata nel 1981. La sede si trova a Hong Kong, in Cina, dal 1993. Specializzata in mobili di fascia alta pannello, divano e materasso letto, ricerca e sviluppo, produzione e gestione. È ora una delle scale di imprese di produzione di mobili in Cina. Ristorante marchio di mobili No. 3. Il Granducato ha iniziato questo marchio di mobili. Guangdong è stata fondata nel 1986. È un molto famoso e professionale mobili classici in patria e all'estero. Impostare la produzione di mobili per hotel. Ingegneria hotel. Vendite all'esportazione in uno dei diversificati marchio di mobili Guangdong. Nel 2007, è stata premiata come una delle prime 10 imprese competitive nell'industria del marchio di mobili del Guangdong. E le sue serie di camere da letto e di studi sono molto ricercate dai consumatori. Quali sono alcuni consigli per abbinare i mobili della sala da pranzo? In primo luogo, come possiamo selezionare i mobili della sala da pranzo? In generale, la decorazione della sala da pranzo in stile cinese. La disposizione e la selezione dei mobili sono relativamente semplici. I mobili consistono principalmente in tavoli da pranzo, sedie da pranzo e armadi da sala da pranzo. Diversi materiali di mobili da sala da pranzo avranno anche diverse impressioni sullo stile della casa e l'impatto sul commensale. I mobili da sala da pranzo in legno, per esempio, sono più naturali e rustici, mentre i mobili in metallo sono più eleganti e raffinati. In secondo luogo, questo è anche un buon modo di procedere. L'arredamento della sala da pranzo dovrebbe essere sia bello che pratico. Non essere preso al valore nominale, ammucchiato a caso. I vari tipi di oggetti decorativi variano a seconda del loro ambiente di ristorazione. Set in cucina della decorazione della sala da pranzo. Dovrebbe prestare attenzione alle strutture della cucina in armonia. Impostare nel soggiorno della decorazione della sala da pranzo. Dovrebbe prestare attenzione alla funzione del soggiorno e il tono di unità. Se la sala da pranzo per il tipo indipendente può essere progettato in conformità con il modello generale della stanza per rilassarsi e romantico alcuni. Relativamente parlando, quando la decorazione di tipo indipendente sala da pranzo, la sua libertà è maggiore. Inoltre, anche le persone possono essere selezionate in questo modo. Al giorno d'oggi, quasi ogni casa ha uno, due balconi, case diverse. Anche se la larghezza e la dimensione del balcone è diversa. Ma qualcosa è meglio di niente. Quando si considera la decorazione dell'appartamento, non dimenticare di abbellire il balcone. Ventilazione, aerazione, luce, freschezza. Prendere il sole sono alcune delle funzioni naturali di un balcone. Ma oltre a questi, piante e fiori in vaso. Per decorare la vita più bella,
è anche un'importante funzione potenziale del balcone e non può essere ignorato. If you are interested in our videos, remember to follow us. Round Group, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.